Oggi un'importante inaugurazione, quella del presepe che è cresciuto negli anni sempre di più. Sì, è una soddisfazione poter arricchire questo presepe anno dopo anno. Quest'anno abbiamo costruito due figure nuove, una è una lavandaia e l'altro è il fabbro. In più quest'anno c'è una novità che sta nel movimento e il fabbro in effetti si muove e batte il ferro. Quanto tempo ci è voluto? Ci è voluto più o meno un mese e mezzo così, ovviamente abbiamo cominciato a pensarli già da quest'estate e ognuno nell'associazione svolge il proprio ruolo, io mi occupo della modellazione e della colorazione. Apriamo il presepe dei maestri carristi, che è un progetto ormai che è nato qualche anno fa, e soltanto con le prime figure di Giuseppe, Maria e Gesù Bambino, oggi molto visitate, ma che si sta veramente ampliando. Oggi c'è una bellissima figura di un fabbro in movimento che esprime tutte quelle che sono le potenzialità dei nostri maestri carristi, quelli che è il nostro principale DNA. Ecco, in questo luogo così bello che il Pincio può veramente diventare un grande attrattore per il Natale della città, e questa è la visione, questo è il progetto che stiamo cercando di attivare, e ringrazio i maestri carristi, l'ente carnevalesca, la Proloco, perché stanno facendo veramente un magnifico lavoro di crescita di questo progetto, che credo che diventerà veramente un progetto identitario.